Professor Norsa, dopo il successo delle passate edizioni si rinnova l'appuntamento con Tall Buildings. Quali tematiche saranno affrontate durante l'ottava edizione? In programma il 19 giugno la Torre Unicredit. Come nelle edizioni precedenti, la nostra iniziativa italiana Tall Buildings è nell'ambito delle iniziative mondiali del CTBUH, del Council on Tall Buildings and Urban Habitat di Chicago, al quale l'Università di Venezia fa riferimento come uno dei tre centri mondiali di ricerca, insieme alla Tongji University in Cina e all'IIT, l'Illinois Institute of Technology negli Stati Uniti. Quindi abbiamo questa triangolazione molto importante che ci inorgoglisce sul piano della ricerca tecnologica. E da questo spunto, da questi contenuti che ogni anno aggiorniamo, appunto nasce l'iniziativa Tall Buildings. Siamo ospiti di Unicredit quest'anno, quindi uno dei due luoghi iconici della Milano del futuro e quindi nel quartiere di Porta Nuova, che fa da pendant a quello di City Life, dove siamo stati 2 anni fa. Il senso di questa ottava edizione è di continuare l'attenzione per la realizzazione di edifici alti, soprattutto nella città di Milano, che è quella che è stata così nel mondo, diciamo, ha avuto i risultati di rilancio a partire poi dalla stessa Expo, un rilancio di immagine e anche di significato della città maggiori. Come relatori coinvolgiamo, analogamente agli anni precedenti, grandi progettisti sia internazionali che italiani, indifferentemente su progetti in particolare per Milano, che è il caso di studio che sempre più, diciamo, ha una rilevanza internazionale, e in progetti che vedremo negli Stati Uniti, ovviamente, che vediamo in Israele, che vediamo in Russia. Abbiamo un caso specifico della Roche Tower a Basilea, e molte questioni anche accanto a quelle dell'architettura, molte questioni tecniche che danno il senso della sfida tecnologica. Saranno poi sia Alberto Ferrari che Patricia Viel nelle interviste successive a spiegare quali sfide affrontano gli ingegneri rispettivamente, particolare nel campo oggi di maggior frontiera che è quello delle facciate, e gli architetti nel rapportarsi anche con tutte le possibilità che la filiera produttiva offre di innovazione. E qui parleremo delle questioni del vento, delle questioni della sicurezza, parleremo di questioni sismiche, naturalmente di questioni di certificazione della qualità. Ci addentreremo anche nella progettazione degli interni, che è particolarmente oggi, diciamo, il tema vincente sul mercato nel caso degli edifici alti per uffici, perché permette un nuovo modo di lavorare, lo smart working, e quindi tutte queste tematiche, diciamo, di completamento della progettazione architettonica. A conclusione delle 2 sessioni avremo esperti, architetti, ingegneri di grandi società internazionali che si relazioneranno con il know-how delle nostre società di project management e di progettazione. Nell'ultimo decennio in Italia il grattacielo è tornato a essere simbolo di innovazione e sostenibilità. È una tendenza che si è fermata o no? No. Abbiamo e saranno presentati in questo 8° convegno più di un nuovo edificio alto, sia in fase di progettazione che in fase di costruzione, perché ci sono segnali di nuove iniziative sia istituzionali che di carattere più promozionale e commerciale, delle quali ancora si sente parlare ma che saranno annunciate a breve. Architetto Viel, da cosa nasce il progetto di un edificio alto o di un insieme di edifici alti? Continua ad avere un peso, lo schizzo manuale, o si procede per schemi economici, digitali?
Nasce tutto da schizzi a mano oggi. Noi lavoriamo sostanzialmente in modellazione digitale al 100%, che è un procedimento, un metodo molto diverso da quello che si chiamava una volta il computer aided design, che era un disegno in due dimensioni aiutato dal computer. Oggi la modellazione digitale porta alla creazione di un database, che è il progetto, e richiede una precisione, un'esattezza nella computazione del modello di progetto, al quale tu arrivi solo disegnando prima a mano. Si fanno schizzi a mano per il massing, per il concetto di facciata, per i dettagli, prima di arrivare alla modellazione. Fare dei disegni, diciamo, computerizzati non è più possibile per noi. Quindi avrebbe poco senso disegnare in modo computerizzato quando un'idea non è completamente formalizzata. Quindi il procedimento oggi per noi passa moltissimo dagli schizzi, anche molto da una modellazione di studio intermedia, ma soprattutto dal coinvolgimento dei consulenti che lavorano con noi in una fase molto molto precoce. Fin dall'inizio della progettazione, soprattutto per un edificio alto, per il quale la facciata è chiaramente una chiave espressiva fondamentale, ha poco senso sviluppare un concept e un'immagine dell'edificio senza aver consultato uno specialista della facciata. Quindi ecco, quello che accade è che di fatto le competenze di alto livello, che approfondiscono molto il progetto, entrano nel processo molto presto. Quindi si crea una sorta di strano fenomeno di un'idea che è ancora molto poco chiara, ma che ha già invece delle soluzioni tecniche estremamente dettagliate. Costruire in altezza aiuta, ci porta a fare della ricerca, sicuramente, cosa che in Italia manca da moltissimo tempo, sostanzialmente che non si fanno più infrastrutture o poche, e il livello di investimento è molto sceso. Quindi in realtà chi oggi fa ricerca nell'industria della costruzione è proprio chi costruisce in altezza, fondamentalmente. Nel dettaglio, guardando l'architettura degli edifici alti, si ha sempre l'impressione che si cerchi un'identificazione architettonica, l'impressione che non si cerchi una connotazione urbana, ma una differenziazione urbana in cui essere diverso prevalga su tutti gli altri paradigmi del progetto. È proprio così? L'architettura alta ha un problema di rapporto con la strada, questo è evidente, quindi deve generare una propria presenza nel paesaggio. Per noi europei gli edifici alti sono i campanili, sono le torri medievali della Bologna Turrita, che erano un landmark inteso come il segno dell'uomo sul territorio. Questo credo rimarrà vero, nel senso che le porzioni di città alta nella città storica rimarranno degli episodi riconoscibili, come sono oggi a Milano il progetto di Porta Nuova piuttosto che City Life, che sono più delle emergenze territoriali in senso stretto. Credo anche che evolveremo piano piano, perché questi fenomeni urbani si estenderanno probabilmente in più episodi intorno alla città, e scopriremo che gli edifici alti hanno anche bisogno di generare dei rapporti fra di loro. Un po' come sta succedendo, come è successo per quello che è stato il Villaggio Expo, che è una porzione di sviluppo di Cascina Merlata, dove un insieme di edifici alti genera un paesaggio anche al suo interno. Resta il tema del rapporto col suolo urbano, che è una sfida, una grande sfida per le nostre città, dove la qualità della strada, del quartiere, di una comunità più allargata, che non è solo quella legata al portinaio di un edificio, per quanto grande, deve sopravvivere. Ed è questa una sfida che è in mano alla governance di una città, evidentemente, perché le attività, le destinazioni d'uso che si possono ancora oggi promuovere al piano terra degli edifici non sono molte e hanno bisogno di essere supportate. Lo sviluppo delle nuove tecnologie al servizio dell'ingegneria strutturale, delle facciate, ha cambiato il modo, i tempi di progettare e realizzare involucri architettonici, in questo caso di edifici alti? Diciamo che dal mio punto di vista, come facciatista, come consulente delle facciate, è cambiato molto.
perché tanti anni fa la consulenza era nelle mani del costruttore direttamente. Attualmente invece il consulente, cioè l'ingegnere, entra a far parte del progetto già dalle fasi iniziali dei progetti complessi. Gli strumenti sono strumenti moderni, ora abbiamo software di calcolo strutturale, software per il calcolo delle strutture in vetro, software per il calcolo dell'alluminio, software per il calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio. Ma soprattutto credo che ultimamente quello che ha cambiato tanto è la modellazione tridimensionale, quello che viene generalmente detto il BIM, che permette di controllare ogni oggetto per tutta la filiera. Per noi cambia non tanto nell'ingegneria dell'oggetto, perché noi comunque progettiamo sempre lo stesso oggetto, ma attualmente riusciamo a comunicarlo in una maniera molto più intuitiva, più semplice. Se parlo di facciate, mi sono trovato spesso a dei tavoli dove tante persone, ingegneri, architetti, non riuscivano a capire il dettaglio, perché il dettaglio è così spinto che è difficile da comprendere. Ma quando viene modellato in maniera tridimensionale e comunicato attraverso delle sequenze di montaggio, degli esplosi, allora tutti iniziano a capire. Quindi credo che un aspetto importante anche è la comunicazione, e quindi usare le tecnologie per comunicare agli altri partecipanti del gruppo di progettazione quello che uno sta facendo, al di là di quanto uno sia singolarmente interessato a quell'aspetto.